La consulta degli studenti organizza degli eventi extracurricolari come può essere la giornata della legalità. Siamo alla prima edizione, di cosa si tratta? Sì, allora la giornata della legalità ha proprio, come ha detto lei, l'obiettivo di portare questo argomento nelle scuole e di rendere i giovani studenti teramani partecipi a questo argomento. La giornata della legalità ha appunto la sua prima edizione, si svilupperà in questo modo. Ci sarà un reading di musica e parole per iniziare, tratto dall'omonimo libro Cosi di Cosa Nostra di Giovanni Falcone. Poi abbiamo inserito anche un concorso a questa manifestazione con argomento proprio la mafia, che serve proprio a rendere più partecipi i ragazzi e diciamo farli entrare di più nell'argomento. Quindi ci sarà la premiazione dei vincitori di questo concorso e infine interverrà Antonio Ingroia come ospite principale, diciamo, della giornata. Antonio Ingroia, insomma, non lo devo presentare io, però è da sempre vicino a questi argomenti di mafia, il procuratore aggiunto di Palermo e quindi è anche stato molto vicino a Falcone, soprattutto a Borsellino, e da sempre quindi si occupa di questi problemi tra mafia e soprattutto i rapporti tra Stato e mafia. Quando ci sarà questa giornata? La giornata ci sarà il 28 aprile, sabato 28 aprile, inizierà intorno alle 9 per poi finire, insomma, ecco, verso l'una. Dove? Alla sala polifunzionale della provincia di Teramo.